Voilà! Oh, come sono ripide queste scale! Ora? Siete proprio sicure? Che ci sia qualche mostro orribile? Ah, finalmente il mio momento del relax! Con una buona tisana. Allora, gli addobbi di Halloween dovrebbero essere, se non sbaglio, giù, dovete scendere le scale, trovate le chiavi appoggiate su una cosa fuori dalla porta, insomma sono nella cantina, e, sì, nella cantina le trovate, nella cantina, non si fa così. In cantina ci devi venire anche tu, Ma ragazzi, la cantina, ma siete sicuri? È piena di mostri. Una volta ho sentito delle voci. Poi ci sono degli insetti morti ovunque, con le stecchite. E vivi, le ragnatele. Siete proprio certi che dobbiamo andare in cantina? Va bene. Dai. Allora andremo nella cantina. Io stavo bevendo un tè. Non essere tragica, mamma. Non è così spaventosa. Forse non torneremo mai più in questa casa. Addirittura, sì. Tranquilla. Ok, andiamo in cantina. Andiamo, dai. Cosa? Siete proprio sicuri di voler andare in cantina? Sì. Tranquilla, mamma. Ma non potete andare da soli? No, la cantina è carina, è colorata, è piena di luce. E allora vieni anche noi. Andate da soli, ragazzi. No, con te, mamma. Andare in cantina. La cantina è spaventosa. Ma tutto bene, tranquilla. Ok. Dai, non c'è nessuno. C'è l'eco, ragazzi. Dai, sì, dai, vai tu davanti. Va bene. Prendiamo coraggio e andiamo in questa cantina. E voilà! Oh, come sono ripide queste scale! Siete proprio sicuri che vogliamo scendere? Sì. Allora, uno. Oddio, là c'è un ragno! Guardate dove mettete i piedi voi, ragazze! Emma, non sbattere la porta! Giada, non sbattere la porta! Vabbè, niente panico. Prendiamoci coraggio e andiamo. Dai, io sono qua. Dai, scendiamo. Forza, ragazze. Sopravviveremo anche questa volta, vedrete. Forza, cosa l'avete visto anche voi? Era una mosca. Tranquille, però, era una mosca. Stai tranquilla, Giada, tranquilla. Era una mosca? Cosa? Ragazzi, qua c'è un buio pesto. Guardate davanti a noi, che cos'è quello? È una specie di tunnel. Ma cos'è? Oddio. Siamo attaccati qui al muro. Ok, questa però non è la cantina. Non siamo ancora arrivate. Che babbione, cioè, ma secondo loro io vado giù in cantina con i ragni, le ragnatele e tutto. Ma figurati. Io adesso mi prendo le mie cuffie, amicetti, e vado a rilassarmi sul divano. Così non sento neanche niente. Ah, che bello. Loro saranno giù almeno un'oretta, così io mi rilasso e non ce l'ho più intorno. Oddio, abbiamo perso Giada con questo buio di luce. Ma c'è l'interruttore, siamo in taverna. Ah sì, ma mi dimenticavo, questa è la taverna. Non fa paura, come vedi c'è la roba stesa. Sembrava un tunnel visto dall'alto. Comunque, purtroppo questa non è la cantina. La cantina è dietro questa porta. Ok, ragazzi, siete pronte? Ecco, queste sono le famose chiavi per entrare. Ok, apro io. Apri tu. No, apri. Ma apri tu che sei l'ospite. Dai, apri. Aprite voi. Aprite voi. Apro. È così buio, è profondo qui. Mamma, ma anche qua c'è l'interruttore. Ah, dimenticavo, scusate.
Anna, meglio che chiudi perché sennò entrano gli spifferi di là. Vabbè, tutto tranquillo, non ci sono neanche dei ragni qui, ma di che cosa ci preoccupavamo? Quella è la vera porta. Ah sì, quella è la porta della cantina. Ehi ragazze, come vedete non c'è nulla di cui preoccuparsi. Amicetti, io mi piglio un po' di patatine e mi rilasso ancora di più. Se... Che bello. Chissà cosa stanno facendo di sotto. Boh, ma chi se ne frega. La Nadia, aiutatemi, mi tenete ferma? No. Grazie. Ok, perfetto. Siete sicure di voler andare a prendere questi addobbi di Halloween? Siamo sicure. Molto bene. Ora siete proprio sicure? Sì. Sì. Ok. Ok. Guardate prima bene che cosa c'è. Ma che ci sia qualche mostro orribile. Di là non c'è. E di là neanche. Ok. Apriamo. Forza, entriamo. Dai, la luce. Allora, dove saranno gli addobbi di Halloween? Proviamo a guardare. Ragazze, vi alzate da lì? Aia, mi sono fatta male. Ma cosa? Aia. Ah, ma siete cadute veramente? Ma che polle che siete, ragazze. Cioè, non vi posso lasciare da solo un attimo. Dai, dai, cerchiamo questa roba. Sì, che... dai. Allora, dove sarà? Dunque, ma tu sali per... No, non salire per favore, non penso che sia pericolante. Allora, io... Noi guardiamo di qua. Tu prova a guardare qua, qua dietro. Allora, dunque. Allora, no. Ti ho detto che è pericolante la scala, Giada. Stai attento. Ma dove l'ho messo il telefono? Ah, ma... No, Amicetti, ce l'avevo in tasca, io che... Ma? No! Amicetti! Guardate, questo qua sono gli addobbi di Halloween! Forse dovrei andare a dirglielo. Ma in fondo chi se ne frega? Ok, ragazze! Io voglio uscire! La porta è chiusa, non l'avevamo lasciata mica aperta! Oh, oddio, te l'ho detto che era pericolante la scala! Prova ad aprirla! Tira! Tira! Oh no, ragazze, come possiamo fare? Cosa? Chi? Perché? Dobbiamo trovare le chiavi. Da qualche parte ci saranno le chiavi. Trova le chiavi. Piano, Giada. Guarda se mi... Allontaniamoci piano piano da qui. No, per di lì. Vabbè, per dire che sono a te, possiamo usare questo. Sì. Emma, non vorrei offenderti, ma io non voglio rimanere qui questa notte. Dobbiamo fare la festa. È Halloween. E poi soprattutto, chi si è chiusi dentro? Basta, io voglio uscire. Basta. Ma io non c'è un telefono. Oddio, c'è un telefono! E anche bello sditacciato! Ma di chi sarà? Ci possiamo fidare? Non lo so! Allora, proviamo ad accenderlo. Ma ci deve essere qualcuno ossessionato da te, Giada! Guardate! Come sfondo c'è Giada! Che strano! Allora, accendiamo, siete pronte? Il messaggio sta per avviarsi!
riuscirete mai a uscire dalla cantina. Cosa? Cosa ha detto? Che rimarranno qui per sempre? No, 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 noi abbiamo ancora tutta la vita davanti. Vabbè, Nadia, no, però... Vabbè, faccio finta di non aver sentito. Dobbiamo uscire, ragazze. Ragazze, ascoltatemi. C'è solo un modo per uscire di qui: sfondando quella porta. Ok, ragazze, avete capito cosa dobbiamo fare? Dobbiamo spingere con tutta la forza bruta che abbiamo nel corpo. In più dobbiamo metterci proprio tutto il pathos. Dobbiamo proprio essere convinte di sfondare la porta. Dobbiamo assolutamente farcela, perché io credo in voi e nella vostra forza d'animo. Forse dovremmo andare? Sì. Ok, allora sono 3, 2, 1. Siamo libere! Siamo libere! Siamo libere! Siamo libere! Ok, andiamo da Riccardo! Su, forza! Dai, andiamoci tutti prima, Riccardo! Ok, oddio, speriamo che ci risponda, amicetti! Stanno citofonando! A quest'ora di domenica, sempre a rompere le scatole! Ma sono loro! Chi risponde? Ragazze, ma dove siete andate? Ricky, Riccardo, gli altri problemi! Cioè, ma queste sono andate a farsi un giro senza di me, ma chi pensano di essere? Ma ragazze, dove eravate? Va bene, vi apro! Ma dove saranno andate? Senza di me! Ah, Ricky! Questa porta, maledetto! Ricky! Apri la porta! Cioè, queste vanno via senza di me, neanche portano le chiavi! Ragazze! Cioè, voi siete uscite, andate a farvi un giro senza di me! Ma come vi permettete senza di me andare a farvi un giro? Ma quale giro? Ma quale giro? Cioè, tu stai dicendo che lo scatolone di Halloween è sempre stato qui? Ah, no, sì, era tornato prima nella sgabuzzina. Ma Riccardo! Cosa c'è? No, io... Il giro! Volevo venire a chiamarvi! No! 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 No, lasciate! Amicetti, lasciate un like! Iscrivetevi al canale se non lo faccio! No!